Questa è Radio Sesso Network e siamo a Tutto Yoga. Ciao Manuel, è la nostra ultima puntata, prima dell'estate ovviamente, eh? Un po' di dispiacere sì. L'abbiamo, vero? Sì, soprattutto perché vediamo la partecipazione delle persone, anzi ci tenevo a ringraziare, a salutare Umberto che segue tutte le puntate, ha già fatto un fascicolo segreto su teme. Scherzo sulle puntate, Miriam e Blago, quindi ci tenevo a ringraziarli che hanno lasciato i commenti sui social, hanno espresso il loro gradimento per questa trasmissione, soprattutto per te, gradiscono tanto, 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 quindi grazie Paola. Grazie Manuel, ma diciamo che è l'accoppiata come qualcuno ha scritto, no? Insomma ci troviamo bene, poi che dire, è comunque la nostra scelta di vita, lo yoga è la nostra passione, quindi ci studiamo e continuiamo a studiare e oggi proprio parleremo dello studio di sé, dello studio un po' delle scritture. Bene, ma con noi c'è Mattia alla regia, c'è ancora Mattia, grazie Mattia di essere con noi. E soprattutto perché è anche l'artefice dei podcast, perché i nostri radioascoltatori ci seguono tantissimo anche grazie ai podcast, quindi oltre a seguirci in diretta continuano a riascoltare le puntate dicendo che c'è sempre qualche cosa di nuovo, magari che si sono persi al primo sentire, al primo ascolto. Bene, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di quello che nel mondo dello yoga viene definito come lo zoccolo duro dello yoga, cioè le basi dello yoga, almeno per una certa parte per delle tradizioni. Quindi vi abbiamo lasciato così con le nostre dirette parlandovi della Bhagavad Gita, e quindi dei Veda, vi ricordate? Siamo passati dai Veda, da dove tutto ebbe inizio, soprattutto il canto e la lode, abbiamo poi attraversato la Bhagavad Gita con il triplice yoga, dove si parlava dello yoga della conoscenza, dello yoga dell'azione e dello yoga della devozione. Ecco che ora facciamo un altro balzo un po' più vicino a noi, anche se ancora lontanissimo nel tempo, entriamo in quello che viene definito dagli studiosi il periodo classico o comunque sul finire del periodo classico e introduciamo oggi gli Yoga Sutra di Patanjali. Chi non conosce nel mondo dello yoga, almeno per sentito dire gli Yoga Sutra di Patanjali? Quasi tutti gli insegnanti hanno 1, 2, 3, 4, 5 testi, perché come vi abbiamo già anticipato, tutti i testi sono per la maggior parte corredati da commentari fatti da vari personaggi, da vari guru, no? Vi abbiamo parlato anche dei guru, secondo le interpretazioni dei maestri. E a mio avviso per un insegnante è molto importante avere una panoramica che sia il più ampio possibile, quindi non soltanto quello seguito dalla propria, possiamo definirla corrente yogica, Manuel, che dici? Sì, dalla propria tradizione, dalla tradizione che uno segue. Ecco, e quindi per ampliare proprio il punto di vista, così come vuole lo yoga, perché nello yoga vi ricordate quella parolina in sanscrita, il darshana? Cosa significa? Punto di vista, e a seconda del punto di vista ecco che possiamo approfondire un aspetto piuttosto che un altro. E quindi oggi però, prima di catapultarci
nello Yoga Sutra e che cos'è e quali sono un po' i contenuti di cui vi vorremmo parlare oggi. Manuel, abbiamo preparato una scaletta di mantra o di kirtan, come tu hai definito sui social oggi, delle chicche. Delle chicche, nel senso delle piccole, dei piccoli tesori. Io le ho definite così, delle chicche, avremo diversi ospiti, quindi diverse anche sfumature di yoga. E sono proprio delle chicche che lasciamo per la pausa estiva. Ma anche di suono, perché abbiamo trovato veramente dei suoni vari, da quelli un pochino più meditativi, quasi monotoni, a quelli un po' più dolci, a quelli un pochino più movimentati. Per finire, e non vi dico altro, non aggiungo altro, perché ascoltateci fino alla fine, sentirete anche l'ultimo brano che sound particolare ha. E lì, Manuel, secondo me i nostri ascoltatori si alzeranno in piedi e balleranno insieme a noi. Assolutamente. Il primo mantra che andiamo ad ascoltare è Ahimsa, di cui non diciamo niente adesso perché questo è un termine sanscrito, argomento di oggi, di cui vi parleremo dopo. E l'artista è Svanskai. Conosciamo qualcosa di questo artista, Manuel? Ma non penso abbiamo mai fatto sentire niente, per cui potrebbe essere un buon inizio per conoscerlo. Ha una sua modalità molto, molto interessante, no? Molto vicina a quella che è anche la nostra sensibilità. Per cui direi di farlo partire. Poi ho trovato qualcosa e vi racconto qualcosa su Itzman. Bene, ascoltiamolo. Sahiya, heya heya,
alle 18.40 e siamo a Tutto Yoga su Radio Sesto Network in diretta stasera. Ebbene sì, abbiamo ascoltato Aincha di Itzvan Sky. Come vi stavo dicendo prima di lasciarci, Itzvan ha studiato musica fin da bambino, imparando prima in famiglia ma soprattutto con i suoni attraverso i suoni della natura. E questo è stato molto interessante perché l'ha formato fino a quando, andando così in giro per il mondo, ha imparato varie tecniche di canto insieme a maestri indiani ma anche a maestri tibetani. La sua musica è un po' sciamanica ed è una musica di guarigione. Lui gira per tutto il mondo, quindi gira parecchio in Europa ma anche in tutte le parti del mondo, dall'Australia al Messico. Ed è un personaggio veramente interessante da scoprire e da ascoltare, soprattutto per quanto riguarda i suoni e anche questa sua dolce voce che accompagna davvero all'interno e fa sentire bene. Lui ha suonato anche in famosissimi concerti, e tra questi concerti quello più grosso è il Festival della Musica Mondiale che si è tenuto a Delhi, uno degli ultimi. E gira per il mondo insegnando anche le sue tecniche di canto e di musica. È un musicista e mi piaceva così portare anche alla vostra attenzione così un po' il suo percorso, e il fatto di aver imparato dalla natura io lo trovo una cosa veramente grandiosa. Ma torniamo agli Yoga Sutra di Patanjali, che dici Manuel, a questo testo, a questo testo che è un testo un po' di riferimento, diciamo, per varie e diversi tipi di scuole di yoga. E nello Yoga Sutra, così come nella Bhagavad Gita, vi ho detto che erano presenti tre tipi di yoga, nello Yoga Sutra di Patanjali ce ne propone due vie. Una è la via del Kriya Yoga, che è quella, la via dell'azione. Kriya significa proprio azione, ma azione con coscienza, azione con consapevolezza. Ed è una via piuttosto difficoltosa, piuttosto impegnativa, perché richiede una pratica meditativa costante e assidua. E poi c'è l'abbandono all'abbandono a Dio, all'abbandono all'essere supremo, all'infinito, alla vera essenza, alla natura. Possiamo chiamarlo in tantissimi modi. E siccome però questo percorso è difficoltoso e non è per tutti, ecco che il buon Patanjali, come mi piace chiamarlo, ha pensato di offrire agli uomini e alle donne del mondo un'altra via più facile, che è fatta in 8 gradini, il famosissimo Ashtanga Yoga, che non è da confondersi con l'Ashtanga Yoga molto dinamico e fatto solo di posizioni estremamente energiche e forte, ma è la via in 8 tappe, in 8 gradini. E oggi noi ci occupiamo del primo stadio. Non pensate però che questi stadi sono stadi progressivi a sé, quindi uno passa prima dal primo stadio, poi dal secondo, poi dal terzo. Sono tutti complementari e ognuno, a seconda del proprio sviluppo di coscienza, può trovarsi in un punto o in un altro di questo percorso. Ma poi durante il suo sviluppo spirituale e li passa tutti e li sviluppa tutti quanti, perché sono stati della coscienza, sono evoluzione di stati di coscienza. Bene, iniziamo dal gradino, Manuel. Sì, perché Patanjali appunto dice Ashtanga, gli 8 gradini, no, dello yoga, e è importante perché a volte magari uno calcola solo un gradino, asana, la posizione, ma in realtà c'è prima
Yama e Niyama, che sono quelli che andiamo a toccare oggi, sono le, possiamo dire, indicazioni di condotta, di comportamento verso gli altri e verso se stessi. Per quale fine? Per mantenere un equilibrio, una pace interiore. Per cui si dice che senza questi primi gradini, Yama e Niyama, non è possibile meditare, non è possibile fare yoga. Possiamo fare tante cose, delle posizioni, possiamo osservare il respiro, però senza questi fondamenti non riusciamo a raggiungere lo stato di unione, di yoga, con questa, appunto, come dicevi prima, con questo infinito che è la parte più profonda di noi stessi alla fine. Però non spaventatevi, ascoltatori, perché è vero tutto quanto sta dicendo Manuel, sono proprio la base, no? E senza di questo non raggiungiamo quello stato di unione, questo stato ultimo che è lo stato di realizzazione. Però è anche vero che attraverso le nostre pratiche noi possiamo svilupparli. Quindi possiamo tenere presente Yama e Niyama, così come ce li ha descritti Patanjali nel suo testo, e li possiamo considerare come spunti di meditazione, per esempio, cioè a che punto sono io della mia esistenza rispetto a questi principi, a queste regole, qualcuno le chiama anche regole di condotta, e senza però alimentare o sensi di colpa o sensi di negatezza, perché non è questo lo scopo dello yoga. Sono punti di riferimento che poi attraverso la nostra pratica vengono sviluppati dall'interno. E infatti, tra una, diciamo, differenza base tra le due tradizioni, quella che più vedica, diciamo, che ha le radici nei Veda e riconosce i testi vedici, e la tradizione più tantrica, è proprio questa. Allora, mentre nel filone classico si dice coltiva Yama e Niyama, quindi è anche un coltivarli interiormente con intenzione, nella tradizione tantrica invece si dice non coltivarli con intenzione, è la tua pratica che porta a fiorire Yama e Niyama dall'interno. Quindi questa è un po' una, diciamo, differenza tra le due, tra i due filoni di tradizione, detti in parole più semplici. E quali sono, Manuel, questi Yama? Iniziamo dagli Yama, dai. Allora, uno è richiamato dalla canzone che abbiamo appena sentito, no? Ahimsa. Quindi sono cinque Yama e cinque Niyama, cinque comportamenti o regole di condotta, indicazioni, come dicevi prima, e le prime cinque sono Ahimsa, non ferire volontariamente gli altri. Perché? Perché questo va a aumentare i vortici della mente. Cioè, se io penso di dover fare del male a qualcuno, è difficile poi che sia sereno dentro di me. Quindi certo. Ahimsa è fondamentalmente non ferire volontariamente con parole, pensieri, azioni. Poi può capitare a tutti di ferire qualcuno, a quel punto chiedi scusa se c'è qualcosa che puoi fare. Quindi, come dicevi tu, si osservano e si lasciano fiorire nella propria mente senza addossarsi rigidità nei sensi di colpa. Come abbiamo già detto nelle altre puntate, se fate una pratica e aumentano rigidità e sensi di colpa, bisognerebbe rivederla, secondo me. Il secondo è Satya, l'uso benevolo della parola. Cioè, quando tu parli con qualcuno, usa la parola in maniera benevola. Quindi vai ad accentuare queste caratteristiche. Terzo, Asteya, non privare gli altri di quello che gli appartiene, che non è solo rubare, perché magari, sai, una persona potrebbe avere dei vantaggi, non lo sa, li prendi te, quindi non è che gli vai a rubare, ma è che non sono cose tue, lascia lì. Ognuno ha quello che gli serve, quindi non serve che ti affanni con la mente andare a prendere cose degli altri. Brahmacharya, io ti do l'interpretazione più tantrica, vidya. Brahmacharya vuol dire fai con l'idea di qualcosa di infinito, quindi Brahmacharya. Quindi quando tu fai qualcosa, quando tu parli con Paola, non stai parlando con Paola, stai parlando con qualcosa di infinito che si è incarnato in Paola. Questo è eccezionale, perché vuol dire che avrai dei riguardi, come se, sai, come si usa nelle nostre tradizioni, no? Non fare agli altri
Ecco, qui invece è ribaltato. Comportati con gli altri come vorresti che gli altri si comportassero con te, quindi con questo tipo di attenzione. E alla fine appari gra, che vuol dire non indulgere nelle cose, cioè conceditele, ma senza esagerare. Con grano salis, diremmo. Certo, certo. Guarda, mi piace molto anche a me questo tipo di interpretazione. E posso aggiungere, per esempio, su Aimsha, una interpretazione del dottor Bole, di cui vi ho già parlato anche nelle scorse puntate, e che secondo me è bene conoscerla, perché questo non ferire gli altri, proviamo a rivolgerla anche a noi stessi, non feriamo anche noi stessi, non usiamo violenza. Quanti praticanti di yoga, per esempio, pur di arrivare a diciamo ad una posizione, a un asana di un certo tipo, si fanno male? Quanti vanno oltre il proprio limite perché non sono accompagnati ad ascoltarsi? Ecco che allora tutti questi yama di cui vi stiamo parlando, proviamo anche a rivolgerli verso noi stessi. Quindi siamo onesti anche con noi stessi, quindi cioè se io non riesco a fare un esercizio, una pratica, lo dico e chiedo al mio insegnante. Se questo insegnante ti fa sentire in colpa o ti fa sentire inferiore, allora, come abbiamo già detto altre volte, ripensiamoci e vediamo se quella è la strada che fa per noi o che cosa comunque ci sta insegnando anche questo comportamento da parte dell'insegnante. E anche Brahmacharya è interessante perché è molto bella, ripeto, questa diciamo interpretazione che va a vedere proprio a estrapolare la parola del Brahman, quindi questo sguardo verso l'infinito, cosa che anche un asana dovrebbe portare ad avere lo sguardo verso l'infinito, altrimenti non è un asana, è un esercizio fisico, è una competizione con se stessi. E Brahmacharya molti l'avranno sentito tradurre come essere continenti, non eseguire o indulgere nelle pratiche sessuali più del dovuto. Ecco, io anche su questo ci rifletterei in un altro modo e cercando proprio di allargare il punto di vista, quindi non fermiamoci alle singole parole, ma cerchiamo di avere sempre questo afflato, questo spirito verso l'infinito, e allora lì proprio fiorirà anche il significato più individuale, più interiore, che è quello che poi ci avvicina di più a quello che è la nostra vera natura. Senti Manuel, il prossimo mantra che già conosciamo, no? Perché l'abbiamo già sentito in varie in varie sfumature da vari interpreti. È questo Babanam Kevalam, che non ti dico che cosa hanno pensato i miei amici la prima volta che l'hanno ascoltato. Parlo di persone che sono lontanissime dallo yoga e che non conoscono nemmeno il sanscrito, no? Però era molto divertente perché lo parafrasavano con la banana, no? Dicevano. Perché effettivamente pronunciato veloce in un certo modo può sembrare, no, che uno canti banana. In realtà no, ripetiamolo bene. Babanam Kevalam. E stasera di chi lo ascoltiamo, Manuel? Ah, stasera proponiamo una versione di un artista che abbiamo già ascoltato con Asatoma e Kevin James Carroll. Anche lui viaggia, canta, sperimentato, fa fare sperimentazioni con la musica. E però è molto bello perché lui è australiano, no? Quindi prima di fare solo il mantra inizia a
a cantarti il significato della cosa, no? Che il significato del mantra potrebbe essere tradotto, no? Come tutto è infinito amore. E lui infatti dice, no? Noi cerchiamo l'illuminazione, ma siamo pronti a vedere quello che vediamo di noi? Cerchiamo questo, cerchiamo l'altro, ma alla fine tutto è amore. E l'amore è tutto, no? All is love and love is everything. Cioè lui dice, tutto amore. E l'amore è tutto. Quindi andiamo ad ascoltare con piacere questa versione di Baba, non Bana, Baba Nam Kevalam, Kevin James Carroll. Does it make you wonder? Oh, 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 yeah. Does it make you wonder? Uh-huh. It's wonderful to wonder. Is everything, Baba Nam Kevalam. I am love and love is everything, Baba Nam Kevalam. I am love and love is everything, Baba Nam Kevalam. I am love and love is everything, Baba Nam Kevalam. Eccoci di nuovo a Tutto Yoga e vi stiamo parlando di Yama e Niyama, che sono alla base, dicevamo, della pratica yoga, quindi anzi sono alla base dello yoga, sia per quanto riguarda la tradizione più classica, sia per quanto riguarda la tradizione più tantrica. La tradizione classica li utilizza proprio come studio di sé, come strumenti di meditazione. La tradizione invece più tantrica dice lascia, abbandonati, lascia fiorire. Quindi ecco un po' quello che ci siamo detti prima di ascoltare Baba Nam Kevalam di Kevin James.
E ora abbiamo, vi abbiamo detto che gli yama sono un po' delle, diciamo, atteggiamenti, ecco, a me piace molto usare questa parola, Manu, non so se tu sei d'accordo, però atteggiamento inteso come comportamento proprio, no? L'atteggiamento della coscienza. Che cos'è la coscienza? E noi, come si manifesta questo? Potrebbe essere un altro argomentone, che dici, di un'altra nostra futura puntata? Ce la sentiremo di affrontarlo? Chi lo sa? Bene, a proposito, Manuel, scusatemi, lo so, sto saltando da un argomento all'altro, ma una nostra ascoltatrice ci ha fatto una richiesta e non vogliamo disattenderla. La rimandiamo semplicemente a settembre, quando riprenderemo le trasmissioni in diretta. Quindi ci ha fatto la richiesta di parlare di pranayama, delle tecniche di respirazione. Non ti preoccupare che ne parleremo a breve. Tant'è vero che noi stiamo affrontando i primi gradini, no, della Ashtanga Yoga, che sono Yama e Niyama. Abbiamo già accennato ad Asana. E poi, dopo, che cosa ci sarà? Pranayama. Quindi seguiteci e seguiremo insieme il percorso dell'Ashtanga Yoga. Così anche per entrare un pochino di più in quella che è la filosofia. Quindi non è, cosa facciamo noi sul tappetino se non una parafrasi della vita e una parafrasi anche della filosofia sottostante? Perché, come vi abbiamo già detto sia Manuel che io più volte, lo yoga non è mica solo la pratica di asana. Bene, allora, vi stavamo dicendo che ci sono diverse interpretazioni anche del Yoga Sutra. Perché, diciamolo, che cosa sono i sutra? Sono delle stringhe di caratteri in sanscrito, questa lingua antica indiana e ritenuta anche una lingua sacra. Proprio perché sacra? Perché ha un suono particolare che già attraverso il suono si ha una trasformazione interiore. E questa stringa di caratteri forma come dei versi, dei piccoli versi, e sono criptici, quindi, e sono soggetti a innumerevoli interpretazioni. Soprattutto, allora, il consiglio è quello di cercare dei testi sempre di maestri accreditati nel mondo dello yoga, e il mio consiglio personale è anche quello di, se volete addentrarvi nello studio, di prenderne di diversi, così da avere una visione il più ampio possibile, proprio per non cristallizzarvi su una definizione. Perché lo yoga non vuole la cristallizzazione, non vuole, come dicevi tu, Manuel, prima, la rigidità, ma anzi è proprio una pratica per liberarsi da tutto questo, per liberarsi da tutti questi schemi che un po' ci ingabbiano, no? E ci fanno soffrire, o comunque non ci fanno vivere molto bene. E lo studio degli Yama e Niyama, secondo me, può così riservare delle piacevoli sorprese anche nella nostra pratica. Anche soltanto così tenerveli, magari ve li scrivete, la vostra traduzione che preferite in quel momento. Poi vedrete che magari man mano che praticate cambia anche il significato così che voi date, perché viene attualizzato a seconda della situazione contingente in cui viviamo. Bene, e questo vi può servire come spunti di riflessione su di voi. E Manuel, prima di far ascoltare il prossimo, accenniamo qualcosa sui Niyama? Dai, dimmi tu. Allora, i Niyama sono cinque, anche loro, no? E sono i comportamenti, come dicevi tu, gli atteggiamenti della coscienza verso se stessi,
inizia a accennarli, no? Shaoka, pulizia, shantosa, felicità, gratitudine, essere grati, tapa, servizio verso gli altri, svadhyaya, coltivare la conoscenza di se stessi, quindi la lettura, incontri dove si possa parlare di se stessi, di crescere, appunto anche di vista yogico, e Ishvara Pranidhana, la sensazione che ci sia qualcosa che è sempre vigile su di noi, che ci accompagna sempre, che non ci abbandona mai. Quindi questo è un po' l'accenno. Se vuoi, adesso possiamo lanciare il testo. Sì, dovete sapere anche che lo Yoga Sutra di Patanjali è il primo testo dove compare la parola Ishvara. E già compare questa parola di questa entità un po' extraordinaria, potremmo definirla così. Il prossimo brano che andremo ad ascoltare è una recitazione cantata degli Yoga Sutra e in particolar modo della la recitazione del sutra dove viene declamato l'Ashtanga Yoga, quindi gli otto gradini, e quando vengono declamati gli Yama e Niyama, che si trovano nel secondo capitolo dello Yoga Sutra. E perché vi facciamo ascoltare questo pezzo? Perché, e forse credo che ve l'abbiamo già detto in qualche puntata, soprattutto in India, negli ashram, i testi vengono studiati cantando, vengono studiati recitando. A volte la melodia e la cadenza è data solo dalla voce. Invece l'artista che noi andremo ad ascoltare, che è Gaya Sanskrit, è bellissimo perché in realtà il suo nome è Gabriella Brunel, il suo vero nome, e lei li canta con una pronuncia sanscrita perfetta. E poi vi diremo qualche cosa di lei. E se avrete voglia, no, scaricatevelo, ascoltatevelo, perché è un buon modo per impararsi in modo così delicato ma anche facile per tenere a mente gli Yama Niyama e gli otto gradini della Ashtanga Yoga. Ascoltiamoci. Ahimsa Satya Steya Brahmacharya Parigraha Yama Ahimsa Satya Steya Brahmacharya Parigraha Yama Ahimsa Satya Steya Brahmacharya Parigraha Ishvara Pranidhana.
sono le 19.09, siamo Paola e Manuel di A Tutto Yoga su Radio Sesto Network in diretta questa sera. Bene, abbiamo appena ascoltato la recitazione di alcuni Yoga Sutra di Patanjali da parte di Gaia Sanskrit, quindi di Gabriella Brunel. Vi dico due cose che ho scoperto, Manuel, di Gabriella, che lei, diciamo, perché ha questa bella pronuncia? Lei l'ha imparato da piccola, ha imparato fin da quando era bambina il sanscrito dai genitori. Poi probabilmente i suoi genitori l'hanno portata in India, l'hanno portata a studiare direttamente in India, dove lei ha potuto approfondire anche la filosofia, e da allora non ha più smesso di cantare in sanscrito. Teniamo presente perché lei è andata in India, perché era inglese, quindi probabilmente sappiamo, no, che l'India era anche una colonia della Gran Bretagna, e quindi con ogni probabilità i suoi genitori avevano questo contatto diretto e quindi questa facilità. E lei si è innamorata a tal punto del sanscrito e di questo suono, tanto da utilizzarlo come suo nome d'arte. E poi, proprio le sue testuali parole, dice che lei canta in sanscrito perché questo suono la rende felice e la rilassa allo stesso tempo. E poi dice anche che lei canta tutti i giorni in sanscrito, quindi è la sua pratica. E questo la aiuta ad affrontare tutte le vicissitudini della vita. Lei è anche un'insegnante di yoga, è un'insegnante di kirtan e di canti vedici. E quindi è un bel personaggino, secondo me, da scoprire e da approfondire anche nelle nostre puntate future. Così ci siamo immersi un po' in quello che è anche metodologia, il metodo che viene utilizzato nelle scuole indiane, dove si studia sanscrito, dove si studiano i testi più antichi. E stavamo parlando dei niyama. Niyama che vengono anche tradotte come le osservanze, quindi le osservanze che ripetiamo, magari diamo anche un'altra definizione così rispetto a quella che abbiamo ascoltato prima, sono la purezza, quindi va bene. Per quanto riguarda le pratiche yoga, ci sono tutte delle vie di purificazione fisiche, ma noi possiamo anche pensare alla purezza e alla purificazione dei nostri pensieri e attraverso proprio le nostre pratiche di meditazione. Poi abbiamo la contentezza, no? Quindi essere contenti di quello che abbiamo. E guardate come Yama e Niyama poi in realtà sono strettamente connessi tra loro, perché mentre nel Niyama dicevamo che dovevamo non dovevamo desiderare in più di quello che abbiamo, in più di quello che ci serve, e quindi non accumulare, ecco che qua arriviamo con i Niyama che dicono sii un po' contento, no? Sii contento anche di te, di come sei, accettati, no? Ecco, una delle cose che magari qui in Occidente si sente spesso è accettati, che non è così semplice e così facile, però accontentarci di quello che siamo rende la nostra vita e le nostre giornate sicuramente migliori. Poi abbiamo la pratica costante, questa parola tapas, che è antica, proprio la ritroviamo anche nei Veda. Tapas era il fuoco, quindi tenere acceso questo fuoco interiore, e la pratica costante ci aiuta. Mentre nei Veda la parola tapas a un certo punto era
una pratica forte, no? Con forza veniva tenuta, con lo yoga sutra di Patanjali no, non è questo il significato, ma è il significato di costanza, quindi di perdurare nel tempo. E questo fa sì che questa fiamma interiore possa mantenersi accesa, e attraverso la nostra fiamma interiore, attraverso la nostra passione, possiamo anche più facilmente proseguire lungo il nostro cammino di crescita. E poi, come dicevi Manuel, è questo abbandono a Ishvara, quindi all'abbandono, alla, possiamo dirlo anche a definirlo, a sé superiore. Vi ricordate quando abbiamo parlato della Gita? Abbiamo detto che Krishna è il maestro, è il maestro dentro di te, è il sé superiore, diremmo, no? Un po' nel linguaggio, non so, dimmi tu se sbaglio, Manuel, nel linguaggio così anche più psicologico, più filosofico occidentale, è il sé superiore. Sì, come dicevamo anche nelle altre puntate, non è una ricerca di qualcosa di esterno, ma è una ricerca che ci porta a far emergere qualcosa che in realtà è interno, che è uno stato veramente di espansione, no? Rispetto a quelle che, come dici prima tu, no? Attraverso una purificazione della mente non mi fisso più su una certa cosa, divento molto più sereno e molto più espansa la mia mente. Certo, poi Patanjali ci propone poi lungo il sutra varie possibilità, vari mezzi per poter superare quelli che vengono definiti gli ostacoli, quelli che annebbiano proprio la nostra mente, quelli che non, questi stati disturbati, no? Che non ci fanno sentire bene. Per esempio, no? Abbiamo parlato anche prima con il Niyama, abbiamo parlato dei pensieri, no? Di avere pensieri così un po' cattivelli verso gli altri, e questo lo dico un po' anche ai bambini che ci stanno seguendo. È facile, no? Avere un pensiero così un po' cattivo perché magari un amico ci ha fatto un torto, quello che noi crediamo un torto, no? E quindi cominciamo ad avere questi pensieri un po' malefici, vorremmo fare quasi del male alla persona che ci ha che secondo noi ci ha fatto così del male o ci ha fatto soffrire. E sappiate anche, cari amici adulti, che non cambia molto per noi, perché siamo un po' eterni bambini in questo, diciamo che non siamo molto cresciuti, però con le pratiche dello yoga ecco che possiamo evolvere anche sul piano più emotivo, quindi possiamo anche maturare, no, il nostro stato così emozionale, quindi magari fermarci un attimo, come ci diceva la mamma, pensa fino a 10, no? Prima di parlare. Ecco che noi possiamo invece, da adulti e da praticanti di yoga, possiamo fermarci, respirare, ascoltare il respiro e allargare la nostra mente, allargare la possibilità di vederlo, di vedere quell'evento, quella persona, quella cosa che è accaduta veramente in un altro modo. Ed ecco che ci sentiremo sicuramente pacificati. E Patanjali ci suggerisce che quando siamo dominati da pensieri negativi e pensieri così un po' ricorrenti, quelli che proprio ci fanno stare male, allora lui dice: coltiva il contrario, comincia a coltivare il contrario, comincia a coltivare un pensiero bello. Se hai un'immagine costante negativa che ti spaventa, per esempio, e che ti senti proprio disturbato, non ti senti più in equilibrio, ecco, ci sarà qualche cosa che ti piace, un'immagine per te bella, che abbia, ma non tanto un significato, che ti trasmetta una sensazione di pace e di bellezza. Ecco, guardati quella e coltivatela e tienitela. E questo è un buon modo per poter superare questi stati disequilibrati.
Senti, ma adesso io sono un po' curiosa di ascoltare questo, anche per me, nuovo performer, questo Igor Ezendam. Non so se l'ho pronunciato bene, Manuel. Igor, di... Igor è veramente un personaggio incredibile. Ho avuto la possibilità di studiare con lui, canto armonico, lui è un cantautore, polistrumentista. È olandese, ha vissuto, diciamo, delle esperienze veramente incredibili, ma soprattutto è stata la prima persona che ho sentito fare questi overtunes, no? Questi armonici, cioè riuscire a cantare una nota principale e sopra fare dei flautini, come li chiama lui. Quindi sembra strano perché pensi che siano due persone che cantano, e invece no. È proprio lui, con la sua particolarità, con la sua spontaneità, anzi... Vi invito poi ad andare a cercare su YouTube le sue performance, le sue esibizioni, e c'è anche un libro che ha scritto che è Il tuo suono è sacro, no? Ritrovare se stessi attraverso il canto, edizioni Pontelle Grazie. È un libro veramente gradevole perché ti fa vedere proprio, come si può dire, una spontaneità, no? Nell'affrontare le cose della vita che lascia magari all'inizio un po' straniti. Aspetta un attimo, caro Manuel, perché come in tutte le dirette sta accadendo qualche cosa. E che cosa si fa di solito quando siamo in diretta e succede qualche cosa così un po' di inaspettato, Cosa facciamo? Continuiamo a parlare, diciamo, perché finché non riesco a... Allora abbiamo sentito il nostro Mattia dalla regia che abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, quindi adesso rimandiamo Feeling Sound di Igor e andiamo ad ascoltarci Manaza di Bajare Overtones, giusto? Di Snoopo. Snoopo, del grande amico Snoopo, di cui poi parleremo. Dai, dopo ce lo racconti. Mattia, mandaci, ascoltiamolo perché è bellissimo questo brano. Ok. Eccoci, sono le 19:23, siamo tornati a Tutto Yoga in diretta su Radio Sesto Network e abbiamo ascoltato Manaza di Snoopo. Quindi c'è stato così, vabbè dai, questo problemino così un po' tecnico, ma Manuel, ci stavi dicendo che c'è un legame tra Igor e Snoopo. Così poi dopo certo. Ce lo ascoltiamo anche, ci ascoltiamo anche Igor. Beh, allora, abbiamo parlato di Igor, appunto questo personaggio incredibile, questo artista, polistrumentista incredibile. Mi ricordo una volta l'ho ospitato a casa mia, sento verso le 11 di sera che canta e vado nella stanza e dico: Igor, cosa stai facendo? Ma non vedi la pianta? La pianta è triste? Sto cantando per la pianta. Ho detto sì,
piante triste, ma i vicini si arrabbiano. Quindi è un personaggio incredibile. Ma Snupo, grande amico Alessandro Snupo Tapinassi, è stato un allievo di Igor, no? E io poi, conoscendo Snupo, ho detto andiamo a vedere anche Igor. E quindi, sai, si crea questo circolo, no? E Alessandro Snupo Tapinassi è un grande artista. Lui ripropone una chiave a volte anche molto poetica dei mantra, anche in italiano. Questa è una cosa interessante. Un'altra cosa interessante è che, sentendo tutta questa dolcezza, per Seresti ha qualcosa di, come dire, monolitico, no? Invece no, lui nell'altra parte, diciamo, della sua carriera musicale ha un gruppo cover heavy metal, dove suona la batteria heavy metal, un gruppo cover dei Motörhead, quindi musica molto metal. Ed è bellissima questa cosa, perché il brano che abbiamo sentito, Manasa Bajare Guru Charanam, è praticamente un discorso pronunciato, no, nel 1953 da Sai Baba, no? Dove diceva Manasa Bajare, non serve che portate ghirlande di fiori, dolci o offerte, è un'offerta che fate con la vostra mente, perché chiunque deve poter offrire qualcosa, anche chi non ha nulla e non può comprare doni costosi, non serve questo per fare yoga, serve che offriate quello che avete nella vostra mente, brutto, bello, qualsiasi cosa, liberatevi. Quindi ci tenevo particolarmente a questo pezzo. Ti ricordi, Manuel, in una delle nostre prime puntate abbiamo proprio parlato del sacrificio, come si è evoluto, no, nel corso dei millenni della tradizione yogica, fino a diventare sacrificare qualcosa di te interiore. Prima era sacrifichi qualcosa di te esterno a te, quindi un animale piuttosto che, appunto, come dicevi tu, frutta o dolce, fino a trasformarsi nel sacrificio interiore. E questo è quello che è la pratica di yoga ci porta, perché anche solo sacrificare, diciamo, una tensione attraverso gli asana, quello è il sacrificio. Dimmi mamma. Sì, e poi è importante, perché a volte noi col termine sacrificio pensiamo alla rinuncia, niente. E invece il sacrificio è proprio fare qualcosa di sacro, di superiore. Esatto. Questo è molto importante, altrimenti ci sono degli atteggiamenti a volte distruttivi, no? Fatti in nome di chissà quale coscienza. No, fai qualcosa di sacro, no? Di più elevato. Dai qualcosa di tuo, offri. Adesso andremo ad ascoltarci Igor finalmente, e però volevo aggiungere questa cosa sugli overtones, perché vi consiglio, se vi capita di trovare un buon insegnante, un buon conduttore di overtones, di provarlo, perché è un'esperienza anche questa interiore molto profonda. E restando, diciamo così, un pochino più in superficie, man mano che voi praticate, man mano che cantate gli overtones, scoprite delle tonalità della vostra voce differenti, e la vostra voce cambia. E questo ve lo posso assicurare, perché proprio l'ho sperimentato negli anni, insieme alle pratiche di Qigong allora, e poi insieme alle pratiche di yoga. E quindi io personalmente ve lo consiglio, oltre a cantare i mantra. Ma ascoltiamoci Feeling Sound at the Gayatri di Igor Etzendam.
Sono le 19:29 e siamo a Tutto Yoga su Radio Sesto Network e siamo sul finire della nostra puntata in diretta. È l'ultima puntata della stagione, come vi abbiamo già preannunciato, ma non temete, ci rivedremo a settembre. Anzi, ci rivedremo. Beh, speriamo, perché no, di rivederci a settembre. Sicuramente ci risentiremo con ulteriori chicche di perle, di mantra, kirtan, ma anche con altri approfondimenti per quanto riguarda lo yoga. E bene, Manuel, che dire? Ci dobbiamo salutare. Ciao Paola, ciao ascoltatori, Mare. Ciao Mattia, grazie a tutti, grazie veramente a tutti e grazie a Radio Sesto Network soprattutto per questa possibilità. È vero, però ricordiamo anche che tutte le puntate di A Tutto Yoga sono riascoltabili, basta andare sul canale di YouTube di Sesto Network e, come vi dice sempre Manuel, cercate Sesto Network tutto attaccato, se no non lo trovate, e andate nella playlist di A Tutto Yoga e lì trovate tutte le puntate che Mattia si prodiga a pubblicare. Ma non solo trovate le puntate di A Tutto Yoga, Manuel, perché ci sono delle puntate veramente interessanti di tutti i ragazzi, quindi trovate tutto quello che è stato trasmesso su Radio Sesto Network in diretta, lo potete trovare come podcast sul canale YouTube di Sesto Network. Bene, con questo ci salutiamo, però se volete scriverci, continuate a scriverci, fateci le vostre richieste e appena possibile noi ve le esaudiremo. E che dire, ciao, vedi, quando si sta bene non si ha voglia di andarsene, ma ahimè, è giunta l'ora. Ciao a tutti. Ciao e soprattutto a Tutto Yoga. E vai.